Ragazzi, lo so, può sembrare un clickbait, ma il titolo non è assolutamente falso. Anzi, vi devo dire che tutto quello che sto per dirvi è vero, completamente vero. Non sarà un video come quelli soliti, quelli in cui parliamo di calcio, in cui parliamo di Juve. No, questo è un video in cui parliamo di Luca e della fanbase di Luca, cioè parliamo di me e parliamo di voi. Perché ogni tanto arriva un momento in cui bisogna fare qualcosa di molto personale. E qua stiamo costruendo qualcosa di molto grosso e molto importante. Quindi vi chiedo sicuramente un mi piace a questo video. Io non ho idea di come andrà, perché veramente non ci saranno argomenti sportivi, ma sarà soltanto un spiegarvi cosa ho fatto, cosa mi è successo, cosa ha pensato la mia testa nell'ultimo mese, mese e mezzo, 2 mesi, 3 mesi, insomma, quello che è. E quindi fatemi sapere se anche dei video così diversi possono essere di vostro gradimento. Oggi parliamo delle mie finanze. Ebbene sì, ci facciamo un po' di affaracci miei. Ma prima, passate qui sotto in descrizione, c'è il link di OneFootball. Come sempre, non è un video sportivo, ma come al solito, se cercate un'app per rimanere monitorati per quanto riguarda il mondo del calcio a 360 gradi, anche perché ormai la pausa nazionale starà finendo. C'è OneFootball, completamente gratis. Link qui sotto in descrizione. E sempre qui sotto in descrizione poi troverete un elenco che vi tornerà utile perché andremo a parlare di questi famosi quasi 3.000 euro che ho speso in pochissimo tempo, in pochissimi istanti. Sono andati via così, pam, non me ne sono nemmeno accorto. Se siete curiosi, rimanete lì, vi spiego tutto, 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 tutto. Allora, cos'è successo? È successo che l'anno scorso ho deciso di comprare un iPhone 11 Pro Max per cercare di migliorare un po' la qualità dei miei video. Questo è accaduto sicuramente perché rispetto al telefono che utilizzavo in precedenza, questo telefono è allucinante ed è andato bene per un certo periodo di tempo. Poi siamo arrivati purtroppo al lockdown e durante il lockdown non ho fatto nulla, assolutamente niente. Ricorderete, non ho caricato video, anche su Instagram ero abbastanza solitario. E niente, non ho fatto niente, non c'era niente da dire. Semplicemente sono stato zitto. Poco prima dell'inizio della Serie A, ancora poco prima della Coppa Italia, abbiamo aperto un canale su Twitch che sta andando benissimo, siamo quasi 15.000 persone, siamo sempre super seguiti quando siamo in live e questa cosa mi ha fatto molto piacere. C'era soltanto un piccolo problema. Non ero abituato a stare così tanto tempo a computer, non avevo nemmeno gli attrezzi, gli strumenti adatti, avevo un computer vecchissimo che si bloccava, avevo una brutta webcam, un microfono brutto e quindi ho dovuto iniziare un po' ad investire, no? E Twitch l'ho nominato perché il 14 di novembre, quindi sabato, sono passati i primi 6 mesi ufficialmente su Twitch, dal 14 di maggio fino al 14 di novembre. Tra l'altro, 14 di maggio è una data iconica perché è anche la data di apertura del mio canale YouTube nel 2014. Quindi sono 6 anni e mezzo che faccio YouTube e 6 mesi invece che faccio Twitch. Quindi queste sono cose molto importanti. E Twitch mi ha aperto un mondo e credo che anche YouTube, Instagram, il nostro rapporto si sia modificato. Perché vederci così tanto, vederci più spesso, vederci in live, vederci costantemente, era un qualcosa che non mi era mai capitato. E non è una casualità se il mio canale YouTube è cresciuto in maniera esponenziale da quando c'è anche Twitch. E non è un caso che Twitch sia esploso proprio perché avessi già un seguito su YouTube. Queste cose si sono unite alla perfezione. Però dicevo, non avevo strumenti. E quindi ho deciso pian piano di iniziare ad investire. I soldi di Twitch, parliamo di soldi, non è un problema per quanto mi riguarda, sono stati reinvestiti tutti. Se non di più, perché appunto vi dicevo, ho investito, ho speso quasi 3.000 euro e da Twitch ne ho presi sicuramente meno. Ve lo posso garantire, ve lo posso giurare su quello che volete, da Twitch ne ho presi sicuramente meno. Però credo che sia stato un investimento valido. L'anno scorso ho investito sull'iPhone, che è comunque uno strumento che utilizzo tutti i giorni. Quest'anno ho investito sul computer, sull'attrezzatura per fare le live e per fare i video. Questo stesso video lo sto facendo appunto proprio grazie a tutti gli strumenti che ho comprato. E allora, come ho fatto a spendere questi 3.000 euro? Beh, ve lo dico immediatamente. Lo sapete, ho preso la nuova macchina fotografica, ho preso una Canon EOS M50, ve l'ho fatta vedere su Instagram. Qualcuno magari avrà pensato, guarda Luca che gli regalano le videocamere, fa la sponsor. No, no, l'ho pagata di tasca mia. Vi dico anche esattamente quanto l'ho pagata, 612,79 euro.
Ma non mi volevo fermare lì, non mi volevo fermare lì perché poi ho deciso di prendere, anche sempre per questa Canon, un microfono per poterla utilizzare anche quando andrò in giro. E dopo il microfono servono alcuni cavi per poterla collegare direttamente al computer, no? Bene. E poi ho detto, prendiamo, tanto che ci siamo, anche un obiettivo. L'obiettivo è quello che sto usando perché quello all'interno della confezione è quello che abbiamo usato per le prime live su YouTube, era sicuramente un ottimo risultato. In questo momento state vedendo il nuovo obiettivo montato. Io non sono assolutamente un esperto per quanto riguarda la fotografia e quindi sto anche un po' studiando, se volete, questo ambito e ho deciso di comprare questo obiettivo che sembrava essere adatto alle mie esigenze. Adesso sia con la Canon sia con l'obiettivo dovrò lavorarci ancora un po', studiare ancora un po' e arrivare a capire tutte queste cose che purtroppo nel quale sono ignorante, è una mia ovviamente colpa, cercherò di mettermi a posto. Anche l'obiettivo è costato 220 euro, 219,99, quindi diciamo che insomma è stato un bel investimento anche questo, però c'è un po' più sfondo sfocato, c'è un po' più primo piano, quindi direi che la qualità dovrebbe aumentare, devo solo imparare ad usarlo e non è poco. Ma non mi sono fermato qua, non mi sono fermato qua, perché in realtà il primo vero investimento, oltre al microfono di cui abbiamo già parlato, che è un microfono che ho comprato all'inizio perché fare le live con un microfono brutto non mi sembrava assolutamente il caso, quindi ho preso questo microfono. E qui sotto in descrizione, dato che vi avevo detto, c'è un link, Google Drive, con tutti gli acquisti che ho fatto. Andate dentro, cliccate, vedrete che esattamente sono 2.798,36 euro che ho speso per tutta l'attrezzatura che sto utilizzando per fare Twitch, per fare YouTube, per fare tutto quello che vedete tutti i giorni. Soldi che ho voluto tirar fuori dai miei risparmi, proprio per investire su me stesso. So che qualcuno direbbe lo faccio per voi, no, io lo faccio per me stesso perché io in primis sono contento di vedere un video bello, fatto bene, con una bella qualità. Mi sono un po' studiato anche le luci. Questo nuovo setting che vedete è stato possibile grazie a questi investimenti e a tanti investimenti a livello di tempo che mi hanno permesso, no, di arrivare a questa configurazione. Ma dicevo, vedete, sto un po' perdendo il filo del discorso. Questo microfono l'ho pagato 90,86 euro. Tutti i link che trovate all'interno di quel file Excel, tra l'altro, sono con Amazon affiliato. Mi sono registrato apposta per l'occasione, quindi ogni volta che comprate da quei link, credo che una provvigione vada anche a me. Ora non lo so, ripeto, non ho mai fatto questa cosa, quindi penso proprio che sia così. E se vi serve qualcosa che vi sto narrando all'interno di questo video, mi fate anche un favore, tra virgolette. Ma la prima cosa, quella più costosa in assoluto, è stata il PC. Ed è per quello che mi sono comprato un nuovo computer che avete già visto in live, avete già visto quanto va meglio rispetto a quello precedente. È un PC da gaming, un Asus ROG Strix. Vi lascio comunque sempre il link qui sotto in descrizione, che è costato la bellezza di 1199 euro. Poi ho deciso, tanto che c'ero, di comprarmi anche un piccolo schermo, un 21 pollici e mezzo Full HD dell'LG e fare questa cosa bellissima che è un po' la mia postazione in questo momento, dove ho comprato un supporto doppio, un braccio che ho montato sulla scrivania, che è venuto molto 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 bene, e quindi sono riuscito a crearmi una postazione da gaming, da streaming, più che da gaming, dato che non gioco, che prima non possedevo. Vedete che iniziano a essere delle spese. Poi vado in ordine, ho comprato alcuni cavi, va bene, soprattutto ho comprato questo. Questo è un lettore per iPhone, per schede SD, così quando sono in giro con la mia Canon posso riprendere. E poi prendere fuori l'SD, metterla qui dentro, attaccarlo all'iPhone e creare il video con l'iPhone. Quindi veramente abbiamo raggiunto livelli, ragazzi, con il microfono della Canon, con questo lettore per iPhone, con l'editing che faccio da iPhone. Siamo veramente al next level per quello che vi dico. Ho investito, sì, però l'ho fatto molto volentieri. Tra l'altro la Canon è collegata a una batteria, collegata direttamente alla presa muro, in modo da non spegnersi nemmeno quando facciamo le live. Anche questo è uno strumento che ho comprato, di cui trovate il link qui sotto in descrizione. Sono tante piccole cose che però messe insieme iniziano a diventare tante cose grandi. Poi ci sono alcune cose piccole, tipo questo treppiedi per iPhone, quando vi ero messo a registrare con l'iPhone sulla scrivania. Questo braccio per la webcam in precedenza, che in questo momento non riesco a usare con la Canon perché la Canon è troppo pesante, quindi ho un ulteriore treppiedi. Comunque sempre i link qui sotto in descrizione, tutto l'elenco di quello che ho comprato è qui sotto. Non sto scherzando, ho speso quasi 3.000 euro. Potete constatarlo voi stessi facendo i conti e cliccando sul link Amazon e guardando le cose, quanto costano effettivamente. E poi vi parlavo dell'illuminazione, no?
Ho comprato una bellissima lampadina. Una lampadina stupenda, che ho messo all'interno di una lampada che già possedevo, che si comanda con questa cosa qua. E cambia colore. E dona colore alla mia stanza, al mio sfondo. Poi io l'ho messo blu perché secondo me questo blu è veramente bello, è anche abbastanza rilassante e ci sta all'interno del contesto. Quindi è una cosa che ho imparato a fare, ma non è la sola, non è l'unica lampada, perché qui ho altri due faretti RGB. Li tolgo? È così. Male, eh? Quindi li metto così, lo controllo direttamente dal telefono. C'è un'app. Posso cambiare i colori. Posso fare quello che voglio. No? Vedete quanto è facile? Basta un tocco. Posso anche andare a ritmo a seconda di quello che vi dico. Però direi che è un po' una tamarrata, quindi no. E mettiamo questa, che mi piaceva abbastanza. Forse era questa, no. Era questa, in assoluto questa. Ma soprattutto, ragazzi, ho comprato una ciabatta, una torre ciabatta che mi permette con una sola presa di avere a disposizione mille mila virtuali, prese elettriche, prese USB, in modo da poter utilizzare all'interno del mio mobile soltanto un interruttore, soltanto una presa, è protetta, riesce ad espandere lo spazio tremendamente, quindi è una cosa molto molto, forse la più importante che vi ho fatto vedere fino adesso. E poi bene o male ci siamo. Ho comprato solo queste cose qua. Ma mettendole insieme sono 3.000 euro. E come vi dicevo, sono sicuramente più rispetto a quanto ho speso effettivamente, anzi a quanto ho guadagnato effettivamente tramite Twitch. Ma sono investimenti. Io credo che sia giusto investire in me stesso. Perché è una cosa che mi diverte fare video, è una cosa che mi appassiona, è una cosa che vi diverte, che vi appassiona. È una cosa mia, ma è una cosa vostra, è una cosa nostra. Sono 6 anni e mezzo. Non è una settimana, sono 6 anni e mezzo. E in 6 anni e mezzo sono riuscito pian piano a partire dal nulla e a ritagliarmi un piccolo spazio all'interno della società, del web, della community di YouTube. Piccolo spazio, se vogliamo, anche nei vostri cuori, penso di sì. E partire dal nulla con una qualità bassissima e pian piano provare ad evolversi con mille progetti, mille idee, mille voglie. Sempre però col sorriso sulla faccia, e tutte le volte che non ho avuto voglia di continuare un progetto, semplicemente lo lasciavo lì. Lo sapete, lo ricorderete, facevo le carriere, facevo Ultimate Team, poi non mi è piaciuto più, non mi è piaciuto più, e quindi ho deciso di semplicemente smettere. A un certo punto di smettere, non ne avevo più voglia, non mi divertiva, non potevo semplicemente far divertire voi, come in questi mesi, in questo anno, in questi anni, sapete quante collaborazioni ho dovuto rifiutare. OneFootball è una collaborazione che ritengo idonea a questo canale perché fa parte di quella categoria di ottime operazioni, no? È ottimo avere OneFootball sul telefono. È una cosa completamente in topic, è una cosa completamente legale. Sono una società seria, quindi direi che ha molto senso. A volte mi è capitato di dover rinunciare anche a delle ottime collaborazioni con brand che non ritenevo idonee per il mio canale, per il mio modo di vedere il mondo, o semplicemente perché non pensavo che dall'altra parte fosse giusto nei vostri confronti farvi avere un certo tipo di brand. E so che è una cosa che è brutta per noi creator, io per fortuna non lo faccio ancora di mestiere, quindi non sono obbligato ad accettare tutto quello che mi serve, non sono obbligato ad accettare tutto. Io credo che sia giusto soltanto accettare quello che riuscirà a far crescere questo canale YouTube, questo canale Twitch, questo profilo Instagram, Luca, perché Luca è partito che era foolish e si è evoluto, è cambiato, è cresciuto. Io credo di essere invecchiato insieme a voi, ve lo dicevo l'altro giorno. Ed è una cosa veramente bella. Una cosa veramente bella. Mi sono tolto le soddisfazioni incredibili, sono riuscito ad andare a vedere gli europei in Francia, sono riuscito a vedere la Juventus dal vivo, a viaggiare con la Juventus, a incontrare Buffon, Ronaldo, Chiellini. Ma ragazzi, ma ci rendiamo conto di quello che ho fatto, di quello che abbiamo fatto, di quello che sto facendo e che stiamo facendo? Sono veramente contentissimo, ma contento come un bimbo. Ed è per quello che questo video non voglio che venga visto come un "ah, guarda lì, c'è quel coglione di Toselli che se la tira fa vedere che aveva 3.000 euro da spendere in cazzate". Sì, sono cazzate. Però ho imparato una cosa durante il lockdown, che questa cosa l'amo. Io amo fare quello che sto facendo. Raccontarvi il calcio,
raccontarvi la Juve secondo quello che penso, senza mai avere peli sulla lingua, senza mai dovermi tirare indietro di fronte a una mia idea. Durante il lockdown sono stato malissimo, chiuso in casa, senza fidanzata, senza gli amici, senza le passioni, senza poter tirare due calci al pallone, senza vedere la Juve, senza poter far video, perché far video tanto per fare, come vi dicevo, rinuncio alle collaborazioni che non ritengo idonee, figuratevi se vi porto video tanto per fare. E ci sono stato male. Era una delle cose che mi mancava di più. E infatti, quando è ripartito il tutto, ci abbiamo buttato dentro anche Twitch. E non è facile per una persona che lavora e ha un lavoro da 8 ore al giorno, da lunedì al venerdì, che sono 40 ore a settimana, dover sempre mettersi in pausa pranzo a fare dei contenuti e durante il weekend a guardare le partite, a creare ulteriori contenuti, a fare delle live. Ho sacrificato tanto anche della mia vita, della mia quotidianità, dei miei impegni, dei miei interessi. Ma questa, ripeto, è una cosa che mi piace fare, sono contento di farla, sono contento di investire e sono contento di vedere che anche dall'altra parte tanti commenti sono: Luca, ma che bello, come si vede bene adesso, è fantastico. E quindi grazie. Grazie per avermi fatto spendere questi soldi, grazie per avermi invogliato ad avere sempre questa motivazione, ad avere sempre questa voglia di imparare cose nuove, tipo comprare degli obiettivi, che chi mai. Cioè, se mi avessero detto Luca un giorno spenderai 200 euro per un obiettivo, avrei detto ma siete matti. Invece adesso posso fare questa cosa qua, in cui ci sono io in primo piano, e tutto il resto è sfocato. E mi allontano e mi avvicino. E guardate quanto cambia. Devo stare attento perché se mi faccio la barba male, poi adesso con questa qualità me la vedete tutta bene. Scherzi a parte, sono processi di crescita. Non è più Luca che mi dice nel Mondiale 2014 le robe dell'Italia o che se ne va Conte, arriva Allegri e dice oh no, che registra con il telefono con una luce pessima in salotto, no, non è più quel Luca, non è più un Luca che gioca con la PlayStation, no, non è più neanche quel Luca, è un Luca che sa per certo che ha trovato la sua strada, ha trovato la sua direzione, non so se questo diventerà mai un lavoro a tempo pieno, probabilmente no, ve lo dico molto tranquillamente. Ma sarebbe bellissimo. E fino adesso abbiamo vissuto un sogno e so che sicuramente potremo continuare a vivere questo sogno e divertirci tutti insieme. E quindi basta. Direi di aver detto tutto quello che dovevo dirvi. Io vi ringrazio se siete arrivati fin qua, ma non credo perché è veramente un video brutto, forse è venuto anche male, discorsivo. E niente, se ci siete arrivati invece fino qua, hashtag obiettivo, qui sotto nei commenti, soltanto per avere un metronomo, un termometro, non so più dire, un metro di giudizio per capire davvero se qualcuno ha ascoltato tutto questo bla bla. Chiudo, ho già parlato abbastanza. Ho speso quasi 3.000 euro e non me ne pento. No, assolutamente no.